Esco dalla mia comfort zone. Attendiamo e vediamo che cosa ci riserverà il futuro. Cucci, cucci, cucci. Mi sento Giorgione. Lunedì ricomincia la settimana, ricomincia un nuovissimo vlog settimanale. E ragazzi, questo lunedì riprende esattamente da dove l'abbiamo lasciato settimana scorsa con il completamento della famosissima staccionata. Come prima cosa ho tagliato i famosi paletti che reggevano la staccionata da un lato all'altra, ho intagliato il cancellino e con l'aiuto di mio padre l'abbiamo attaccato alle placchette di metallo che, come vedete, sono quelle che fanno da cerniera proprio per le porte. Ragazzi, guardate che bel lavorone. Poi, per tenere bello saldo il cancellino e reggerlo ben dritto, gli ho messo un'asta di legno in diagonale da un punto all'altro per renderlo molto più solido. Ora che ho una visione un po' più completa di quella che sarà la nostra prossima zona chill, il prossimo obiettivo sarà sistemare meglio il giardino, perché diciamo che la prima volta che l'ho fatta è stato un po' così, un po' spartano, un po' precario, però ora che ho acquisito nuove skill, secondo me posso migliorarlo. Avrei poi tantissimi altri progetti in mente, come pitturare la staccionata, sistemare un'altra zona, ma non mi sembra il caso di parlarvene in questo vlog, ve ne parlerò nei prossimi episodi. Martedì, buongiorno, questa mattina appuntamento a Milano da un cliente, adesso sono tornato, è super tardi, mi sono dovuto far da mangiare da solo, un bel piatto di spaghetti al pomodoro. Mercoledì, sono onestissimo, la giornatina a Milano di ieri mi ha completamente spiazzato. Stamattina ho fatto veramente tanta fatica ad alzarmi. Raga, sto invecchiando, non lo so. Vabbè, ieri io e l'Arianna abbiamo finito di vedere Only Murders in the Building, l'ultima puntata dell'ultima stagione. Ragazzi, possiamo confermare che questa è una delle serie TV migliori, secondo me, degli ultimi tempi. Sempre attuale, strutturalmente sempre uguale, ma ragazzi, ci stupisce sempre perché è comunque sempre diversa. Io ve la consiglio. Oltretutto ci sono sempre delle guest star d'eccezione che oltretutto tengono tanto nascosto durante la serie che non dicono mai nulla, neanche sui social e neanche nelle notizie che salteranno fuori queste guest da paura. E in questa quarta stagione ce n'è una super, raga, mi raccomando, andatela a vedere. Adesso passeggiato con i cani, dopo pranzo, nel chill e poi si torna a lavorare. Penny, puoi non mangiare l'erba per favore, grazie. Bravissima. No. Ragazzi, l'Arianna non lo sa, ma secondo me fa anche la furba, l'ha capito. Questa sera le faccio una sorpresa, andiamo a mangiare a Milano, al thailandese, il suo ristorante preferito. Andiamo anche a fare una bella camminatina sui Navigli, come piace a lei. Non gli dico nulla fino a un certo orario, perché voglio farlo un po' sclerare, dirglielo tipo all'ultimo, che poi lei si deve preparare tutta fretta, che dobbiamo partire, perché ho prenotato per le 7:20, quindi io direi che per le 18 partiamo. E io credo di dirglielo tipo alle 17. Vedremo come andrà, se si arrabbierà tantissimo oppure sarà felice. Esco dalla mia comfort zone e prendo la zuppa di verdure, sono troppo esaltato. E poi, raga, il classico pollo croccante in salsa di limone. Che bello! Giovedì sera,
serata di Halloween. Questa sera purtroppo non riuscirò a festeggiare con l'Arianna perché al Movie Planet fanno l'anteprima di Terrifier 3, ragazzi, un film horror che sinceramente non ho mai sentito nominare, e dovrò fare delle riprese per questo evento. Quindi questa sera lavoro, però per l'occasione mangiamo la vellutata di zucca e carote di Halloween. Attrezzatura pronta, Lorenzo pronto. Adesso stanno montando la scenografia e potrebbe essere più semplice di quello che si aspettava. Attendiamo e vediamo che cosa ci riserverà il futuro. Verdi, ma sembra sabato. Allora ragazzi, tralasciamo un attimo il giretto che ci siamo fatti nel centro commerciale, dove abbiamo acquistato qualcosa di molto interessante che molto probabilmente vi farò vedere più tardi, se vi ricordo. Siamo al Viridea perché è successo che ho fatto un po' di lavori nell'orto e un po' di attrezzi mi si sono spaccati, tipo il badile e anche i guanti, quindi bisogna rivedere di comprare un po' di cose perché senza quelli non posso andare avanti a lavorare, soprattutto adesso perché sto facendo degli aggiornamenti che voglio continuare questo weekend. Il badile è una delle prime cose che purtroppo ho spaccato facendo un sacco di lavori, quindi direi che lo ricompriamo. Questa zona dovrebbero esserci anche i guanti che ho praticamente devastato. Eccoli qua. Ho appena scoperto che anche quelli dell'Arianna si sono spaccati, quindi anche lei li ricompra. Raga, prendo gli stessi che ho comprato l'altra volta. Questa è una taglia S però, devo provarli. Direi che vanno bene. Giornatina al centro commerciale finita. Vi faccio vedere cosa mi ha regalato l'Arianna, che purtroppo però potrò utilizzare solo ed esclusivamente a dicembre. Che cos'è, ragazzi? Ma il calendario dell'avvento. Quello della Legami, che volevo anche l'anno scorso, ma purtroppo poi è andato praticamente a ruba, non si trova più da nessuna parte, neanche online. Quest'anno però siamo riusciti a recuperarlo in tempi molto brevi, infatti l'abbiamo trovato e subito me l'ha comprato. Cosa ci dovrebbe essere dentro? Cose di cancelleria principalmente, gomme, penne, vabbè, tutte cose molto carine che potrebbero servirmi. Sono troppo contento, non vedo l'ora che sia il 1° dicembre. Sabato, signori, buongiorno. Dopo la giornata in cui ho sradicato il pero qualche vlog fa, non so se ve lo ricordate, mi sono reso conto che il giardino era parecchio sbilenco, ovvero era un po', c'era una dunetta da una parte, una dunetta dall'altra e insomma tutto da rifare. Allora cosa facciamo oggi, ragazzi? Ci mettiamo lì di buona volontà, riscaviamo tutto e cerchiamo di rimettere la terra dritta come dovrebbe essere. Vediamo come viene, non sono del tutto sicuro che verrà un buon lavoro, ma comunque ci proverò a farlo diventare il meglio possibile. Domenica, buongiorno, questa mattina sono andato al brico, che poi andare al brico la domenica mattina è come andare in Piazza Ducale, pieno di gente. Ho fatto qualche acquisto interessante. Due vasoni rettangolari che userò per mettere fiori o spezie, adesso vedremo. Sei piastrelloni da esterno, che pesano tantissimo. E due pacchi da 70 litri di terriccio universale. L'obiettivo di questa domenica soleggiata sarà seminare il giardino con l'erba. Il pusher del Viridea mi ha detto che seminare in questo periodo, soprattutto con la stagione ancora caldina, il terreno ha mantenuto molto il caldo dell'estate, è ottimo, anche se sono parecchio borderline. Quindi iniziamo. Però intanto volevo farvi vedere che ieri, oltre ad aver sistemato tutto il terreno, raga, le erbacce queste qua non le strappo
perché comunque è erba buona che ho coltivato l'anno scorso. Abbiamo messo anche una staccionata anticani, in modo che per tutta la stagione i cani non entreranno dentro e l'erba potrà crescere senza avere nessuno a calpestarla. E come vedete ho fatto un piccolo ingressino removibile, poi vedremo come sistemarlo, in modo che io possa entrare a bagnare oppure strappare qualche erbaccia. Ieri, dopo aver livellato il terreno proprio super dritto, raga, ho fatto quello che più ho potuto, secondo me è venuto anche un ottimo lavoro. Adesso lo rastrello, vedo di rimetterlo ancora un po' in ordine e poi iniziamo a piantare. Smuovo un po' la terra così quando metto i semini vanno anche un po' sotto e poi li appiattirò con il badile. Cerco anche di eliminare qualche cunetta dell'ultimo minuto. Il pusher del Viridea mi ha consigliato quest'erba. Voi cosa dite? Ve ne intendete? Vabbè, iniziamo. L'ideale, raga, è andare con ordine, quindi facciamo proprio zona per zona. Non lo so, l'altro giorno mentre lavoravo con il rastrello mi sono reso conto che picchiettando così creo dei piccoli solchettini che secondo me sono utili, perché i semini poi vanno dentro e poi con il badile li picchietto in modo che vengano un po' coperti. Quindi diciamo che facciamo due o tre linee così. Oltretutto mi sono reso conto che ho fatto proprio un bel lavoro, cioè proprio l'ho messa proprio dritta dritta dritta, ma forse qua è un po', vabbè, oh raga, cioè nel senso, mica sono professionista. Tirare la linguetta verso il basso fino a scoprire la quantità di fori desiderata. Ma io direi che li desidero almeno metà. Ah, ma c'è da aprire? Che in culo. Cucci, cucci, cucci. Mi sento Giorgione, ma comodissimo così. Ora con lo spalaneve la picchiettiamo in modo che aderisca bene al suolo. Ragazzi, adesso continuiamo e lo facciamo per tutto il prato. Ve lo risparmio però, cosa dite? Allora ragazzi, con l'aiuto dell'Arianna, mentre mi tagliava il prato, me lo rendeva un po' più vivibile, io cosa ho fatto? Mi sono messo lì, nell'angolino, nel sentierino, e con i piastrelloni che ho comprato ho fatto tipo un sentiero dove andrò a mettere poi i vasi che ho ritirato. Ragazzi, ho fatto un lavoro assurdo, super precisissimo, li ho tirati belli dritti, perché una volta che lo si fa per tutta la vita. Grazie ragazzi per essere stati con me fino ad oggi, noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo vlog. Mi raccomando, come sempre, fate bravi. Ciao!